Ciao a tutti e bentornati sul mio canale per questo nuovo video. Mi trovo in Slovenia, praticamente al confine con l'Italia, in una riserva naturale che sulla carta sembra molto interessante. Quindi andiamo a vedere, vediamo un po' in questo nuovo video che cosa ci aspetta. E poi andremo a fotografare il tramonto. Andiamo! Allora, il posto è molto piccolo, forse c'è anche uno scatto da fare da qua sopra, da questa specie di torre di osservazione, però composizioni migliori mi pare ce ne sono anche tante, giù, in basso, vicino a questo lago, laghetto via, dall'acqua smeraldo, un colore veramente irreale che spero in qualche modo di riuscire a catturare. Il posto è piccolo, ma secondo me offre molto potenziale. Quindi prima che la luce svanisca, proviamo a trovare qualche composizione. So che siamo qua in questo bellissimo laghetto color smeraldo, questa magnifica riserva, questa montagna bellissima, un po' offuscata dalle nuvole, molto suggestiva. Però quello che ha catturato la mia attenzione è stato questo alberello contro questi due alberi invece molto scuri e vedete, quindi isolandolo nella composizione che ho provato sia orizzontale che, come vedete ora, che verticale. C'è un contrasto bellissimo tra la corteccia chiara di questo albero e lo sfondo estremamente scuro. Quindi, ecco intanto questo scatto e poi sì, poi mi metto a guardare verso la montagna perché anche lì sembra molto molto interessante. Che bel posto, è molto frequentato, io non me l'aspettavo assolutamente, ma si vede che essendo così di passaggio lungo la strada di confine ci si fermano molti pullman, fanno una sosta di 2 minuti e vanno via. Però questo invece è un posto dove è bello starci. Come promesso, adesso mi sono messo a scattare al laghetto e alla montagna. La composizione è quella che vedete alle mie spalle. Abbiamo il laghetto nel primo piano, questo l'angolino, diciamo così, di questo pontile e la montagna alle sue spalle. Il cielo potrebbe essere meglio, ma potrebbe anche essere peggio. Fosse sereno adesso sarebbe molto molto noioso. Invece così ha anche di interesse. L'unica cosa è che non sono certo che questo cielo stasera colori e infatti mi sa che è meglio se mi sposto a un altro lago a 5 minuti di macchina qui vicino per vedere se riesco da lì a fare anche un'altra foto perché qui secondo me la luce non cambia. Avevo in mente un paio di composizioni, una dal pontile e l'altra dalla passerella, e ho semplicemente aspettato che il sole uscisse per avere il meglio della luce da entrambi i punti di scatto. Spero che le foto vi piacciano, eccole qua.
Allora, sto venendo via perché a questo punto credo di essere riuscito a portarmi a casa un paio di scatti buoni e più che altro stavo aspettando che il sole uscisse fuori dalle nuvole per dare un pochino più di movimento alla scena. Purtroppo riflessi non so quanto sono riuscito a fare perché il vento sul lago non si è mai fermato e quindi il riflesso non è mai stato pulito, diciamo. Però mal di poco, posto molto bello, sono contento di averlo visto prima di tutto e fotografato seconda di poi. Adesso appunto c'è questo lago veramente a 7 minuti di macchina da qua, che è un lago artificiale, però cioè, nonostante dovrebbero esserci delle belle vedute sulle montagne circostanti, quindi andiamo a vedere se troviamo qualcosa di interessante anche là e vediamo come finisce questa serata fotografica in Slovenia. Andiamo! Era decisamente meglio l'altro lago. Questo è... Sì, ok, i laghi artificiali anche possono essere belli, ma... Non lo so, c'è veramente troppo di... umanizzato, tra virgolette. In più, la cima che volevo andare a scattare, che poi è la stessa di quell'altro lago, si è anche coperta e non si vede più. Quindi avrebbe davvero poco senso provare ad aspettare il tramonto qua, dove non mi sembra di trovare composizioni che mi infiammino particolarmente. Quindi cosa? Io non credo che stasera ci sarà un qualche tramonto, perché si sta chiudendo molto e le nuvole sono sempre più basse. Però proviamo. Proviamo a tornare all'altro lago e vediamo che succede. Al massimo è andata così. Allora, la cosa positiva che il sole adesso è andato dietro la montagna è che adesso il colore dell'acqua è molto più bello, proprio perché è privo di quei riflessi che prima inevitabilmente davano fastidio. C'è un po' di vento, un po' troppo vento sulla superficie dell'acqua e questo non mi piace tanto perché il riflesso, che è una parte abbastanza importante della composizione, se ne va abbastanza. Però detto questo, vediamo se il vento si placa un attimo e se il cielo migliora un pochino, perché in realtà ora si è un po' riaperto, non sembra male. Comunque non credo che colorerà stasera, però sono contento di essere tornato qua, perché niente, è molto più bello, è un idillio qua praticamente, con quest'acqua incredibile e questa timida vegetazione autunnale bassa che si staglia contro la montagna. Mi piace molto, è molto molto meglio di dove invece stavo per finire e che appunto sono andato via subito. Fotografia è anche questo, non è ovviamente prenderci sempre e alla prima, perché uno non è mai, quasi mai così, e due sarebbe veramente anche poco divertente, perché tutta la parte di scoperta, di esplorazione, si perderebbe completamente. Quindi vediamo a questo punto se succede qualcosa di buono qui in questo lago, in questa piccola riserva naturale, e se no niente, va bene così. Mi piace comunque le composizioni che ho fatto, specialmente quella dell'alberello qua, questo alberello da solo, quindi va bene così, e niente. Poi vi anticipo già che domani andrò a tentare qualcosa anche con le piogge,
che sono previste e vediamo un po' che cosa succede una giornata di pioggia in Slovenia. Ecco, potrebbe anche essere il titolo del video della prossima settimana, una giornata di pioggia in Slovenia. E vediamo un po' che succede. Bene, intanto io vi ringrazio di avermi seguito. L'immagine che realizzerò tra poco stasera ve la lascio alla fine del video. Vi ringrazio per avermi seguito fin qua e vi ricordo che sul mio canale esce ogni settimana un nuovo video il giovedì sulla fotografia paesaggistica con vlog dal campo e tutorial di post-produzione. Quindi mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e commentate perché così sarete sempre notificati delle prossime uscite sul canale e mettere mi piace e iscriversi aiuta molto il canale a crescere. Se vi interessa, sul mio sito trovate anche i videocorsi di fotografia e post-produzione, il calendario dei miei prossimi workshop in programma e la mappa fotografica non della Slovenia, ma della mia regione, la Toscana, con tutte le location fotografiche toscane che conosco, con indicazioni e quant'altro. La mappa non scade mai e si aggiorna continuamente ogni volta che viene aggiunto un nuovo spot. Grazie ancora e ci vediamo la prossima settimana per il prossimo video. Ciao!